Buongiorno, oggi vediamo cosa sono i punti stazionari e il concetto di continuità e di derivabilità. Allora, questi esempi che vedete qui nelle figure rappresentano i punti stazionari, quindi cosa sono? Dalla definizione ci dice che data una funzione y uguale a f di x e un suo punto x uguale c, se f' di c è uguale a 0, allora x uguale c si dice punto stazionario o punto tangente orizzontale. In poche parole, sono punti in cui la derivata vale 0, quindi f' di c è uguale a 0, cioè il coefficiente angolare della retta tangente vale 0, quindi m è uguale a 0, e cioè abbiamo una retta orizzontale, quindi sono tutti i punti in cui la tangente è una retta orizzontale, anche qui, anche qui. Ecco, questi si chiamano quindi punti stazionari o punti a tangente orizzontale. Mentre i punti stazionari sono punti in cui la derivata vale 0, quindi la derivata c'è, vale 0, ma c'è, e si chiamano flessi, punti di flesso a tangente orizzontale, ci sono quelli che vengono chiamati punti di non derivabilità, che sono di tre tipologie. Andiamo a vedere la prima. I flessi a tangente verticale. Guardate il disegno che spiega il caso, come possono essere fatti. Allora, praticamente abbiamo la retta che è tangente alla funzione nel punto A o nel punto B, che è una retta verticale. Quindi da secante che era prima diventa una tangente verticale. Allora, il limite del rapporto incrementale, quindi mi viene infinito, quindi f' sia da destra che da sinistra viene più infinito, quindi entrambe le funzioni sono continue, okay, perché sono entrambe due funzioni continue queste, oppure lo posso guardare anche solo questa, è continua, solo che il limite del rapporto incrementale, cioè la derivata, è pur non essendo finito, ha la stessa tendenza. Quindi la caratteristica è che la derivata, okay, nel punto mi dà lo stesso valore, però è un valore infinito, quindi identico sia da sinistra che da destra, però è un valore infinito, non è finito, una delle caratteristiche che vedevamo essere necessarie per avere una derivata. L'altra tipologia che possiamo avere sono le cuspidi. Le cuspidi, nel caso delle cuspidi, si vede bene in questo disegno, cosa abbiamo? Abbiamo un limite da sinistra che tende a meno il limite del rapporto incrementale, voglio dire, cioè la mia derivata che tende a meno infinito. Infatti la tangente da così, ok, tende poi a diventare verticale, quindi meno infinito. Mentre da di qua la tangente era in questa direzione, tende a diventare verticale, quindi più infinito. Quindi in conclusione, anche qui il limite è infinito, però i due limiti sono diversi tra loro. L'ultima tipologia è il punto angoloso. Nel punto angoloso cosa abbiamo? Abbiamo quindi questa tipologia qui con una funzione che fa una curva di questo tipo. Abbiamo che cosa? Che la derivata da destra e sinistra sono finite, perché è un valore finito questo della retta rossa, però sono diverse tra loro, quindi anche questo è un punto di non derivabilità. In sintesi lo possiamo vedere bene in questo grafico. Qui troviamo tutto, quindi tutti questi sono punti di non derivabilità, diversamente da quello che avevamo visto prima con i punti stazionari, sono punti di non derivabilità. E abbiamo flesso tangente verticale, entrambi i miei limiti destro e sinistro vanno a infinito, ma sono uguali, quindi o tutti e due più infinito o tutti e due meno infinito, caso A e caso B. La cuspide, guardiamo solo il caso A ad esempio, dove vanno a infinito ma sono diversi, e poi il punto angoloso, dove sono entrambi i limiti finiti ma sono uno diverso dall'altro, oppure nel caso B una è finita e l'altra è direttamente infinita. Comunque, anche qui non esiste la derivabilità. Quindi ci siamo così approcciati al concetto di continuità e derivabilità. Ci sono
Abbiamo visto quindi dei punti in cui la funzione è continua, ma non è derivabile. Allora la domanda che mi posso fare è: ma esiste il contrario, cioè punti in cui la mia funzione è derivabile, ma non è continua? La risposta me la dà questo teorema, che mi dice che se una funzione f di x è derivabile in un punto x0, in quel punto la funzione è anche continua. Quindi, in poche parole, la continuità è una condizione necessaria, ma non è sufficiente per la derivabilità. E se non fosse chiaro questo enunciato, graficamente lo possiamo vedere in questa maniera, dove abbiamo che cosa? L'insieme delle funzioni continue, che ovviamente è più grande, comprende quell'insieme delle funzioni derivabili. Quindi mi raccomando, focalizziamo bene quali sono i casi di non derivabilità. Dalla prossima lezione inizieremo a vedere le derivate fondamentali, quindi a lato pratico come si va a derivare. Intanto vi lascerò degli esercizi sui punti di non derivabilità da riconoscere. Buon lavoro!